Allora, siamo con Matteo Servini, che anzitutto ringraziamo per il suo tempo e per la grande disponibilità. Ci troviamo a Torino per il congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e diciamo che nel tempo Milano e Roma hanno rappresentato un po' un polo molto importante per lo sviluppo della terapia familiare. Abbiamo appena assistito alla tua presentazione, che è stato un bellissimo video sulla vita familiare della famiglia Servini Palazzoli. Ed è un dono preziosissimo, come stavamo dicendo anche adesso, perché il lavoro di tua mamma, di Mara, rappresenta un dono prezioso ed inestimabile per i terapeuti familiari, ma per i terapeuti che adesso si stanno formando in terapia familiare. Allora, abbiamo assistito a questo bellissimo racconto sulla storia della famiglia e ad ascoltarlo mi veniva un po' da chiederti, ma la storia del gruppo di Milano, come si inserisce in questa storia familiare, cioè come nasce il gruppo di Milano e come si evolve poi nel tempo? Questa era la prima domanda. Beh, diciamo che come si vede nel video, però quello che c'è nel video lo si può leggere anche sulla rivista Ecologia della Mente, quindi se qualcuno ha voglia di fare il raccordo di contenuto lo può fare. La storia di mia madre, appunto, come bambina sostanzialmente abbandonata e gravemente carente come senso di appartenenza, si risorse col fatto che i suoi fattori di resilienza furono quelli di costruire invece grandi legami di appartenenza fuori dalla sua famiglia. Con la sua famiglia non riuscirà a recuperare moltissimo, tranne un qualcosa con sua sorella, ma insomma fu sempre una famiglia molto disfunzionale che si riuscì a recuperare fino a un certo punto, quindi può valere anche per mia madre quello che dice Alfredo Canevaro, che i terapeuti sono i terapeuti falliti della propria famiglia. Però parte può valere anche per mia madre, tutto sommato. Però poi è stata meno fallita, diciamo, nella costruzione di altre famiglie. E quindi poi mia madre effettivamente era assolutamente per lei l'idea di fare come fanno tanti psicanalisti, di starsene da sola nel suo studio a ricevere un paziente dopo l'altro, era proprio una cosa assolutamente inverosimile. Quindi si può dire che inventò la terapia familiare in equipe, anche proprio perché faceva parte della sua natura questo bisogno di fare gruppo, infatti lei lo fece a tanti livelli, anche nell'attività più, diciamo, in questo senso ci sono delle grandi analogie con Luigi Cancrini, anche se non a livello di Cancrini, ma anche lei si impegnò a fondare consultori, a lavorare alla nuova legge per l'adozione, cioè, e fondare un'equipe con Boscolo, Cecchina e Prata fu proprio per lei in quegli anni fondare una seconda famiglia e quindi fu un legame molto forte che poi dopo portò alla seconda equipe che poi fece con me, con Cirillo Sorrentino, però ha questa logica, diciamo che per lei costruire dei gruppi di appartenenza fu un fattore autoterapeutico fondamentale. Oggi che eredità ha lasciato? Cioè oggi la scuola di Milano come Beh, si articola? ha Che lasciato pittoresco. un'altra famiglia perché io, Cirillo e Sorrentino, ormai da 36 anni siamo diventati un'unica famiglia. Addirittura facciamo i weekend insieme con la famiglia di Cirillo e quindi effettivamente è un'eredità che si è trasmessa. Sicuramente, non so, mia sorella è diventata forse la mia migliore amica di Anna Maria Sorrentino. Diciamo, l'eredità familiare è stata forte in questo senso ed è lo spirito che cerchiamo di mantenere anche con i nostri docenti e con i nostri allievi. Cioè, l'idea è che ci vogliamo bene, che cerchiamo di creare dei rapporti più familiari possibile. In questo senso la scelta tecnica che è stata fatta, e cioè che anche i docenti principali della scuola, come noi, siano i genogrammisti degli allievi, è stata una scelta che ci ha fatto molto soffrire perché è vero che c'è un rischio di troppa assenza di confini, diciamo, tra i direttori della scuola e
e gli allievi. Però dal punto di vista di creare nella scuola un clima veramente familiare e affettivo è stata una scelta molto molto vincente. Quindi dopo 25 anni che esiste la scuola, tutto sommato forse abbiamo fatto bene. Vedo altre scuole dove il denogramma viene delegato, come a Barcellona ad esempio, a personaggi un po' esterni alla scuola. Magari tecnicamente è più corretto, però l'effetto finale è che il clima dentro i gruppi diventa molto più competitivo. Questo non so se giova molto all'apprendimento. Noi magari cadiamo dal lato opposto, che ce ne vorrebbe un po' di più di competizione, cioè un volemose bene, forse un pelo eccessivo, insomma. Però dal punto di vista della qualità della vita non faccio cambio. Oh, e poi è una scuola che ha più sedi, cioè che si Sì, ha più sviluppa nel sedi e quindi poi in territorio. realtà in ogni sede poi c'è una realtà diversa, perché noi giriamo un po' da tutte le quattro sedi, però adesso c'è questa cosa che sta funzionando in maniera più carina, che si è inventata la tecnica dello streaming, perché cosa che succedeva? Che noi facevamo tutti i seminari a Milano. E la cosa più odiata da tutti gli allievi di Brescia, di Torino e di Mendrisio era venire a Venire. fare i seminari a Milano. Per loro era un incubo, perché non capivamo come mai era tanto un incubo. Cioè, insomma, da Torino a Milano, insomma, che cazzo, non è che sia proprio una cosa terribile. Ma probabilmente c'era questo aspetto che in un'atmosfera tutto sommato così familiare, il seminario dove ci sono 200 persone, sgraditissimo, proprio sgraditissimo al massimo. E allora adesso invece con questa cosa che i seminari più interessanti li facciamo in streaming nelle diverse sedi, quindi è come andare al bar, cioè che uno va nella sede della scuola insieme al docente della sede, si guarda il seminario, è una cosa che ha un gradimento molto molto superiore. Quindi effettivamente, ma questo secondo me vale anche per il centro studio, proprio il fatto che ci siano dei docenti che sono proprio dedicati a quella sede, io credo che sia molto importante ecco, nel generare poi questa atmosfera proprio di accoglienza familiare, che secondo me è troppo coerente rispetto anche all'impostazione di scuole Sì, quindi ci sono, sistemiche, diciamo, anche dei ritrovi come no? quello, Esatto, sì. quello di oggi, Poi insomma. effettivamente un'altra cosa, io ho sempre fatto delle battaglie perché la formazione abbia dei momenti residenziali, anche il genogramma. Io porto a casa mia una casa in campagna qua in Piemonte i miei gruppi di genogramma e anche lì è stata un po' discussa questa scelta, se non fosse una caduta eccessiva appunto dei confini anche questo, però sento dal punto di vista di rafforzare il legame di affetto e di fiducia, trovo che soprattutto anche all'interno del gruppo, non solo con me, dei momenti residenziali siano una cosa Sono molto molto importanti, preziosa. certo. Oh, c'è un altro tema che mi sono appuntato vedendo il filmato, e cioè che una delle domande alle quali bisogna saper rispondere da terapeuti è come la vita personale poi dopo condiziona l'essere terapeuta. E una delle tante facce che deve avere il terapeuta è anche quella del ricercatore. E diciamo, sempre più spesso negli ultimi anni si è capito che oltre alla stretta formazione terapeutica, a questa deve essere anche accompagnata un'attività di ricerca consistente. Questi due elementi molto spesso camminano insieme. Per essere un buon terapeuta bisogna anche essere un buon ricercatore. Quindi come si mettono insieme questi due aspetti così importanti nella formazione? Beh, nella formazione si fa un po' fatica effettivamente, perché la formazione, anche se sembra lunga, però effettivamente bisogna ammettere che la formazione dello psicoterapeuta dura tutta la vita. E quindi nella formazione cerchiamo di insegnare più un atteggiamento di ricerca, cioè nel senso di essere molto umili nel capire che quello che noi sappiamo veramente su come si affrontano e risolvono i vari problemi è pochissimo. Quindi il primo tema è che bisogna essere molto umili di fronte che non esistono casi semplici, questo ormai credo che è stata, forse esistono dei casi più fortunati, ma casi semplici sicuramente È non difficile, però. esistono.
e che quindi l'atteggiamento di un ricercatore che però prende la famiglia come primo collaboratore alla ricerca stessa, tutti questi temi, diciamo, di creare anche un livello di paritarietà e di collaborazione molto importante con il paziente, con la famiglia, è un atteggiamento che cerchiamo di trasmettere moltissimo, così come l'atteggiamento di umiltà nell'imparare anche da tutto quello che c'è fuori dal mondo sistemico. Anche questo credo che sia importante, andare contro la tendenza invece settaria della psicoterapia. Io ancora oggi purtroppo soffro quando prendo in mano, non so, ad esempio, le presentazioni delle scuole di psicoterapia che si trovano, che sono nel sito degli ordini, dove tu vai a leggere la bibliografia e scopri che il 90% delle scuole cita solo se stessi, no? Non parliamo della psicanalisi, che da questo punto di vista è disgustosa, poi hanno altre virtù, ma come autoreferenzialità sono allucinanti. Poi magari si sa che leggono anche gli altri, ma non li citeranno mai in una loro pubblicazione, forse c'è la pena di morte all'interno dell'istituto. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, l'umiltà di imparare da tutti, dai cognitivisti, dai psicanalisti, dai psicanalisti da qualsiasi, credo che per un atteggiamento di ricerca, quando tu devi affrontare un problema, sei sempre insufficiente e quindi devi imparare da tutti quelli che ti possono insegnare qualcosa. Questo è un atteggiamento che cerchiamo di trasmettere, perché cerchiamo di praticarlo anche noi. Poi, vabbè, l'altra strada è che io credo che per la carriera di qualsiasi terapeuta costruirsi una propria specializzazione sia importante. Nessuno può essere. Sì, è anche vero che se sei un professionista privato ti arriva un po' di tutto, quindi abbiamo questa forbice, anche come formatori dobbiamo fare formazione e supervisione su qualsiasi caso, però credo che il fatto che ciascun allievo debba cominciare fino dagli anni della scuola a capire dove vorrebbe andare a essere più specializzato, in modo tale da avere un'immagine di competenza che gli consente anche di ricevere degli invii in quello specifico settore. Questo io credo che debba far parte dello sviluppo della carriera di ogni professionista, insomma, Quindi che diciamo che da terapeuta formato la è. ricerca invece assume un altro significato, cioè il gruppo di Milano, come si è organizzato da questo punto di vista rispetto alla ricerca? Beh, rispetto alla ricerca vale un po' quello che stavo dicendo in generale, che anche noi di fatto finiamo per aver avuto accesso soprattutto a una certa casistica che sono gli adolescenti portati dalle loro famiglie, che sono quindi spessissimo, ragazzine anoressiche piuttosto che altri importanti disturbi d'adolescenza. Quindi noi abbiamo cercato su questo settore, che è il più nostro, perché è quello su cui abbiamo tantissimi anni di esperienza, di dedicare una ricerca che è stata soprattutto, il nostro ultimo libro, Entrare in terapia, è una ricerca sulle procedure. Cioè lì il dibattito è: data una mamma che mi chiama per il figlio adolescente, qual è tra le tantissime, quasi infinite procedure possibili, investighiamo qual è la procedura che risulta più efficace per costruire una buona collaborazione, una buona terapia. Quindi, perché questo è l'altro limite, che ci sarebbe un gran bisogno anche di ricerche quantitative che dimostrino quali approcci effettivamente funzionano meglio. Però purtroppo le singole scuole non hanno la possibilità tecnica di organizzare delle serie ricerche. Quindi possiamo fare solo della ricerca qualitativa. E forse nel campo delle procedure si può fare qualcosina di interessante come ricerca qualitativa. Però certo, il problema di una seria ricerca nel campo della psicoterapia, bel problemino. Dell'ordine del giorno. Sì. Oh, Matteo, un'ultima domanda. Spostandoci un pochino e andando più su argomenti che riguardano proprio la psicoterapia, diciamo il contributo di Mara Salvini all'epoca, quindi proprio agli albori, venne accolto come una specie di rivoluzione in ambito terapeutico. E
i primi lavori, insomma, quelli dei primi anni, oggi rappresentano, insomma, ancora un caposaldo nella formazione dei giovani terapeuti. E quindi a volte capita di proporre degli articoli, dei libri da leggere, chiaramente per documentarsi. E recentemente ne abbiamo riletto uno che si chiama Ipotizzazione, circolarità e neutralità, che abbiamo trovato ancora molto interessante. Abbiamo fatto un bel dibattito su questo articolo, e un po' come se rappresentasse una specie di base sicura sulla quale mettere delle fondamenta che poi nel tempo però evolvono. E quindi oggi possono ancora aiutarci questi primi concetti? Possono contribuire a costruire una base unitaria della psicoterapia, perché poi la scuola di Milano ci ha insegnato che ci sono delle basi sicure, ci sono concetti importanti, ma è importante anche che questi concetti evolvano nel tempo e che Chiaro, chiaro. rispondano anche alle domande attuali. In effetti questi tre concetti hanno avuto un'evoluzione in questi, infatti sono passati 40 anni da 40 anni. quando mi ricordo che mia mamma scrisse in una vacanza in Toscana, stessa vacanza in cui io conobbi mia moglie per la prima volta, c'è un eco fra queste due cose, 40 anni fa, e ipotizzazione, è stato poi sviluppato in questi 40 anni nel tema della valutazione o diagnosi sistemica, che è una cosa importantissima, è la base della identità di che dovrebbe essere secondo me di uno psicoterapeuta in generale, ma sicuramente di uno psicoterapeuta sistemico, cioè qual è la posizione specifica che occupa il paziente che ci viene portato in quel sistema familiare. Quindi credo che questo è un concetto chiave che dovrebbe, io credo, appartenere a tutti gli approcci alla psicoterapia. Per cui lì la battaglia scientifica dovrebbe essere che in tutti i contesti, che sia la neuropsichiatria infantile, che sia la psichiatria adulti, non si capisce perché si devono eventualmente fare 14 test al bambino, al ragazzino, dal Rorschach, al TRD. Però non esiste la sezione valutazione familiare, chissà perché non viene contemplata. Dal nostro punto di vista, questa è la battaglia politica che dovremmo fare, non necessariamente di fare dappertutto le terapie familiari, sto parlando soprattutto dei servizi, cosa che potrebbe essere anche complicata, ma almeno 2, 3, 4 sedute di valutazione familiare, francamente. Forse ci potrebbero essere le risorse per farlo, e quello è lo sviluppo di quel concetto. Cioè, vediamo questo aspetto. Tante volte quando incontriamo una famiglia vediamo delle variabili macro, non sempre, no? Però in alcuni casi vediamo delle variabili macroscopiche rispetto a quella che può essere il difficile, lo sfavorevole della posizione di quel figlio in quel sistema familiare. E non guardare questa cosa e vedere solo il paziente, come si fa in miliardi di servizi pubblici. È la battaglia che abbiamo sempre fatto, che resta però assolutamente attuale. Poi il termine circolarità, questo è un po' più complicato, perché dal punto di vista, lì in quegli anni c'era molto una concezione un po' psicopedagogica della psicoterapia, che poi successivamente abbiamo un po' criticato, cioè l'idea che facendo domande circolari sulle relazioni, cioè chiedere al papà cosa pensa della relazione tra la mamma e il ragazzo, questo tipo di cosiddetta intervista circolare, resta un concetto attuale assolutamente, nel senso che noi dobbiamo far esercitare le famiglie a vedere le cose anche in termini relazionali e quindi circolari. Forse diciamo l'idea che insegnando a pensare sistemico la gente guarisce si è rivelata un pelo ingenuo, insomma, no? Nel senso che non è così semplice che tu, semplicemente perché fai un certo tipo di domande sulle relazioni, la gente impara a pensare sistemico, dopodiché guarisce. Magari, insomma, no? E si è rivelata un'idea un pelo ingenua, per cui quelle tecniche che usavamo una volta molto rigide nel fare appunto certe domande circolari,
le utilizziamo un po' meno, però c'è chiaro che la concezione di fondo che la gente arriva con la designazione del paziente, con la cecità relazionale, tu comunque cerchi di fargli vedere gli aspetti relazionali, le buone ragioni per cui quel paziente, quel ragazzo ha sviluppato certe cose, in questo senso la circolarità è ovvio che resta del tutto attuale. La neutralità, ecco, la neutralità si è un po' attenuata invece, perché io credo che adesso utilizziamo di più forse il concetto di, come si dice, che diceva Borzo Marinaggi, di multidirezionalità, nel senso che questo forse è un pelo più difficile da spiegare, ma voglio dire, la differenza che io sento di più tra il mio approccio attuale e quello storico è basato sul concetto, diciamo, di alleanza terapeutica, nel senso che neutralità voleva dire nella pratica clinica, quando tu ricevevi, non so, la famiglia di un adolescente, non so, una ragazza anoressica, facevi parlare per ultimo il paziente, perché dovevi depazientificare e quindi per neutralità metterli tutti sullo stesso piano. Questa negli anni mi pare di aver scoperto che era una grossa stupidaggine, perché invece il tema dell'alleanza, cioè di entrare con il paziente, quindi di qualche modo di tutelare l'anello più fragile della famiglia, è troppo importante, quindi mettere sullo stesso piano degli altri, quando invece tu hai soprattutto, appunto, sei tutto chiamato in causa dalla sua sofferenza, non possiamo scordarci questa cosa. Quindi da questo punto di vista forse un cambiamento di prospettiva c'è stata. La neutralità, dal mio punto di vista, rischiava di oscurare troppo che il paziente è, non sempre, a volte non è il membro più sofferente, però diciamo, sicuramente il paziente manifesta in quel momento una sofferenza molto acuta di cui noi ci dobbiamo far carico. E quindi in questo senso la neutralità ci faceva correre il rischio di una banalizzazione della sofferenza del paziente, e banalizzare la sofferenza del paziente è stato uno degli peccati capitali che i sistemici del passato, spero non più oggi, ma sicuramente storicamente abbiamo un po' rischiato questo, insomma anche tutto il tema di ridefinire sempre in positivo. È giusto il reframing positivo, tutte cose giuste, però a volte si è rischiato un po' il ridicolo perché veniva troppo, appunto, banalizzata la sofferenza del paziente. Quindi non posso, se ridefinire in positivo vuol dire non stare vicino al fatto che comunque c'è qualcuno che sta veramente molto male, su questo non è bene. Quindi ringraziamo per il tuo contributo, per quello oggi qui, questo doppio contributo. Va bene, anch'io ringrazio per questo e ricordo per concludere che a proposito di unità della psicoterapia, forse una delle cose più belle per la psicoterapia italiana è stata che tra mia madre, Mara Sabine Palazzoli, e tra lui e Luigi Cancrini, fin dagli anni 70 c'è stato affetto e amicizia e meno male. Grazie ancora a te, grazie.